Allora, per tutti quelli che cominciano ora a seguirci, siamo qui questa sera con la protagonista di questa copertina straordinaria di Grazia, che è Madame. Io sono Silvia Grilli, direttrice di Grazia. Vi presentiamo un'immagine inedita di Madame, un'immagine che, a cui non siete abituate. Avete conosciuto il pubblico più largo, più popolare, ha conosciuto questa grande, giovanissima, ma già grande interprete, cantante, cantautrice, rapper a Sanremo. La invitiamo qui con noi. Allora, eccola. Vediamo se c'è. Eccoci qua. Allora, eccoci. Adesso io ti vedo bene. Allora, per chi si comincia a seguire adesso, abbiamo fatto varie prove ed era un po' un pasticcio. Adesso la vediamo bene e la sentiamo bene. Eccomi qua. Come stai? Bene, bene. Allora, questa copertina, tu come stai? Sei in una casa in Toscana? Sì, mezzo al nulla. In mezzo al nulla. Questa copertina, dicevamo prima, rappresenta un'immagine inedita tua, un'immagine fiavesca, molto, molto femminile. Il servizio fotografico è straordinario, è stato fatto in una villa vicino a Varese ed è un'evoluzione della tua immagine. Raccontaci perché vuoi cambiare e dove vuoi andare. Bah, io non voglio in realtà cambiare o andare da qualche parte. Tendenzialmente faccio quello che mi sento, e in questo ultimo periodo sarà forse anche la crescita naturale, saranno tante cose. Ho sentito l'esigenza, forse sì, di espormi in un modo meno nascosto, no? Prima era più un'espressione che aveva poco a che fare con l'estetica in quanto proprio bellezza costruita in qualche modo, no? Però in realtà poi mi ha affascinata. Poi con l'aiuto anche di Susanna Ausoni, che è stata molto molto utile in tutto ciò perché non ci conoscevamo, ci siamo trovate lì per la prima volta. Lei mi ha preparato tutti i vestiti ad hoc e io mi sono completamente affidato, ho detto fai tu, tanto a me va bene qualsiasi cosa, cioè i vestiti più magari maschili, posso indossare anche quelli più femminili e non ho alcun tipo di problema nel cambiare. Allora, dice Uccia Pari, le foto sono bellissime, lei è bellissima, cioè Madame lei, tu ti senti bella, Francesca? Sì, anche perché questa sono, dovrò conviverci tutta la vita. Quindi tendenzialmente sì. Poi c'è stato anche qui un percorso che poi continuerà, penso, per sempre, no? Perché poi anche il corpo cambia, i lineamenti cambiano, il timbro della voce cambia, quindi bisogna imparare ad amarsi ogni giorno, perché ogni giorno un po' si cambia, no? Quindi amare è un lavoro a tempo pieno, però è una cosa molto, molto stimolante per me anche riuscire appunto ad apprezzare tutto ciò che c'è di nuovo anche in me. Quindi in realtà sono molto felice. Allora, io faccio una domanda per il pubblico che non ti segue sempre, è una domanda per il largo pubblico che magari non lo sa, chi ti segue lo sa. Perché hai scelto questo nome, Madame? E introduco una domanda di Susi Scola che chiede: vuole essere in qualche modo una provocazione? Provocazione per cosa? Il nome, Madame? Non lo so, è una domanda di una follower che abbiamo chiesto a tutti di esprimere delle domande, sono arrivate tantissime, questa è una delle sue, forse intendeva una provocazione di qualche genere nella scelta del tuo nome. No, provocazione no. Madame nasce da un a casissimo nei corridoi del liceo, in seconda liceo, perché una mia amica aveva questa pagina che era un generatore di nomi per drag queen e praticamente crea con la sua data di nascita, il suo nome, il suo cognome e tutto,
crea praticamente un nickname, no, da drag queen, che era Madame Wild, con la E finale come Oscar, quindi non come selvaggio. Io divento Madame Wild senza la E, quindi signora selvaggia come traduzione. Poi, prima di pubblicare i pezzi che ora sono editi e avendo cancellato i vecchi, avendoli rimossi, ho tenuto soltanto Madame. Di provocatorio non c'è nulla. Bene. Allora, nell'intervista hai chiaramente chiesto che non si parlasse di identità fluida. No? No, 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 ho chiesto. Comunque, non si parla di identità fluida. E che cosa è cambiato, chiede Madame Francesca, che deve essere una tua sfegatata follower rispetto a un po' di tempo fa, dentro di te? Beh, sono sicuramente cresciuta finalmente. Ho scoperto anche qualcosa di nuovo, no? Nel senso, molto spesso noi facciamo magari fatica ad ascoltarci, a capirci, perché ci sono questi veli che oscurano la nostra vera essenza, no? Questo velo può essere il giudizio delle persone, può essere come ti vedono gli altri, i feedback che ricevi, o possono essere la tua ansia, la tua insicurezza, la tua mancanza di autostima. Diciamo che il mio lavoro è stato un lavoro un po' di, diciamo, regressione e di pulizia da tutto ciò. Quindi ho pulito tutto e ho cercato di trovarmi, come dico in voce poi. Voce, diciamo, era un po' l'annuncio al percorso che poi avrei fatto a suo tempo, insomma. E io ho aspettato il tempo giusto, il momento giusto per compiere questo percorso assolutamente naturale, non forzato, aspettato, sta arrivando pian piano, sta cambiando. Il punto appunto è non pensare, cioè non rifletto su quello che faccio, quello che mi piace, quello che mi attira naturalmente, lo seguo. L'hai sempre fatto da quando eri piccola, no? Non hai mai accettato le imposizioni, hai sempre fatto quello che ti senti. In casa tua, per fortuna, vigeva la regola, fai quello che ti senti, impariamo dall'intervista. Una bellissima cosa, poi parleremo di tuo padre, che tu vedi un po', dici nell'intervista con Lucia Valerio, un po' come il tuo Fabrizio De André. Ma prima vorrei parlare di questo elogio che hai fatto agli uomini recentemente per ringraziarli della loro forza, della loro bellezza, della loro fragilità. E hai scritto: fare di tutta l'erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali, cioè a chi attacca in senso generale gli uomini considerandoli maschilisti. Mentre tu hai fatto questo messaggio, spiegaci il senso e perché è arrivata questa affermazione. Ho sbagliato a scrivere quell'affermazione lì perché sui social alcune cose non vanno comunicate. Io ho scritto una canzone che riguarda questo argomento e doveva rimanere una canzone. Io, presa dall'entusiasmo di questo testo, ho voluto trasmettere questo messaggio. Ma sui social di alcune cose non bisogna parlare. Io ho scoperto di non saper parlare attraverso i social, quindi non lo farò più, continuerò a scrivere la musica e mi accontenterò così. Per spiegarti questo messaggio, guarda, uscirà la canzone e si capirà perfettamente cosa intendo, perché poi qui vanno a fraintendersi troppe cose, troppe situazioni e non mi va. Ok, allora nel frattempo sto leggendo i vari messaggi che dicono che sei una poetessa, che sei la migliore, che sei bellissima, Franci, Fra hai fatto benissimo a scrivere quella frase, Madame, la tua musica spacca, insomma i tuoi follower diciamo che forse, non, forse come dici tu bisogna stare attenti a quello che dici sui social, però la tua fan base è fortissima, cresci sempre di più. Allora a proposito dei social... c'è una domanda di Jessica Vangone. Ultimamente non sei molto presente sui social, colpa delle polemiche o scelta personale? No, è colpa e non è una scelta. In realtà,
anche lì ascoltandomi ho capito, e conoscendomi un po' meglio, ho capito che i social non sono il mio mezzo di comunicazione. Il mio mezzo di comunicazione è la musica, saranno sicuramente i libri, sarà sicuramente il cinema, sarà qualsiasi cosa. I social non è il mio mondo, diciamo, perché non so comunicare in questa lingua qui. Penso sia anche una questione di vocazione personale, no? C'è chi è più adatto a comunicare sui social, chi comunica troppo a modo suo, come me, e sbaglia. Comunque tanti artisti, io ci voglio citare il caso di Billie Eilish che ha fatto una scelta comparendo su una copertina di un noto mensile internazionale di moda in una veste estremamente femminile e sexy ed è stata bersagliata di critiche sui social. Quindi tanti artisti che hanno una voce potente vengono bersagliati da chi non la pensa come loro. Quindi i social sono libertà di espressione indipendentemente da chi non è d'accordo con te. Allora, nell'intervista una parte molto bella è quella in cui tu parli e mi ha sorpreso dei cantautori italiani che hanno, diciamo, lasciato un segno nella tua prima giovinezza. Sei giovanissima, ma nella tua prima giovinezza e sono da Dalla, De André, a Venditti. Strano per una ragazza così giovane, o no? E poi nell'intervista parli del fatto che De André è un po' l'estensione di tuo padre. Sì, diciamo che è stata sicuramente una fortuna quella di crescere con questi cantautori, nonché un caso. I miei genitori sono del 60 e del 61, quindi e sono sempre stati molto appassionati di musica comunque nazionale. E mio padre è sempre stato non innamorato, direi quasi più ossessionato di Fabrizio De André, e quindi mi ha passato proprio geneticamente questa passione che io ho accolto a braccia aperte, a cuore aperto e soprattutto ad orecchie aperte, che già da piccolina, quando sentivo un testo un pochino più superficiale, dicevo: mamma mia, che cavolata! Adesso qui, altro che De André, qua dovrebbero imparare tutti da De André, dicevo. E poi vabbè, ho capito anche l'importanza della musica, che non fa per forza riflettere o non ti cambia per forza la vita. Però poi con un buon accompagnamento di Venditti, di Dalla, di Tenco. Tenco l'ho scoperto un po' dopo e ho veramente capito che è un genio. E poi vediamo la Rettore, mi piace moltissimo Lavanoni, Patti Pravo, insomma, veramente pieno della vecchia scena, mi piacciono moltissimi artisti. E adesso sono anche contenta che cioè, nel prossimo futuro verranno fuori anche dei nuovi cantautori, perché io penso che artisti come Ariete, come Chiello, come non so. Ci sia qualcosa di molto cantautorale, molto poetico e profondo che sta veramente venendo fuori. Sono molto, molto contenta. Allora, ci chiedono tutti se salveremo la diretta. Sì, la salveremo. E ci chiedono ancora tutti, quelli che forse si sono collegati ora, qual è il tuo nome? Ricordiamolo che ti chiami Francesca e che abbiamo già raccontato perché ha cambiato il nome in Madame. Vi ascoltate la diretta e lo vedrete. Allora, nell'intervista parli di questa tua decisione di andare a vivere da sola. Vivi da sola e stai bene, ma ci sono delle notti in cui soffri perché ti senti sola, perché non sai con chi uscire e perché hai il panico totale di stare da sola la sera. Raccontaci un po' questa sensazione che in Diciamo tanti viviamo, che è in una sensazione tanti. che passavo un pochino più prima, adesso un pochino meno. Cioè, la prima volta, il primo mese che mi sono trasferita, mi sentivo così. Adesso, tempo, insomma, di trovarsi un po' una routine, no? Con se stessi la sera, per esempio, non so, una serie TV, un orario preciso in cui andare a dormire, eccetera, e diventa anche lì un'abitudine. Poi sì, sicuramente ci sono delle sere in cui magari sto male di mio, perché ho un problema, perché c'è qualcosa e magari ho bisogno di condividere questo problema con qualcuno, e quindi è un po'
affannante l'assenza di compagnia, diciamo, no? È normale, però, nel senso, chi sceglie di vivere da solo sa anche che farà dei conti con delle serate di solitudine, però non è una cosa del tutto negativa, anche perché da quelle serate lì un po' difficili che poi si impara a vivere con se stessi e anche ad aiutarsi da soli. Ecco, io sto imparando questo, sto imparando ad aiutarmi da sola, senza dover chiedere a qualcuno cosa devo fare, come devo farlo. Tendenzialmente mi arrangio. Quindi sto diventando un'ottima compagnia per me stessa. Allora, non ricordo più il nome, ma ha fatto una domanda che mi ha incuriosito qualche secondo fa. Ti mancano i tuoi boschi? Beh, no, in realtà, perché quando ho voglia di boschi, vedi, prendo e vado. Vai a casa. Allora, tanti dicono: non ti preoccupare, Francesca, ti faccio compagnia io. Teniamo presente questa solidarietà nei tuoi confronti. Sto scherzando, e comunque nell'intervista dici la tua fisicità, il tuo corpo bello è importante, la tua bellezza, la tua altezza anche. Nell'intervista dici una frase che mi ha profondamente colpito e dice che la pallavolo è stata l'unica cosa bella che ti è accaduta in certi anni quando eri una ragazza alle superiori. Cosa devo dirti? Mi ha colpito, mi ha commosso e se lo vuoi commentare, io sono una facile all'emozione, quindi potrei anche piangere in diretta. Ma Vedi, dici. piangere con una canzone sui comunicartelo così faccio un po' più fatica. Però ti dico, sì, in realtà ci sono dei momenti in cui tutti noi facciamo un po' fatica a dare effettivamente un senso alla vita, no? Alla fine è così che si può andare avanti, cioè nel momento in cui o la tua vita ha un senso o nel momento in cui accetti che un senso non ci sia. Però nel momento in cui hai accettato che non esiste, dovresti darglielo tu, no? Quella è un po', secondo me, la vera sfida della vita. E diciamo che la pallavolo è stata per molti anni il senso della mia vita. E quindi non voglio, cioè, non so, sono molto affezionata, sono, aspetta che mi sto un po' imbrunendo. Infatti dicevano sei buia, accendi la luce. Te l'avrei C'è detto tra poco. solo questa in questa stanza. Comunque, aspetta che stavo dicendo. Sì, e Sì, la quindi in pallavolo. realtà sì, era lei la mia compagna di senso e di viaggio in quel periodo della mia vita, e quindi sono molto molto grata alla pallavolo, agli allenatori, alle allenatrici che ho avuto, sai, perché comunque mi hanno dato molta forza di andare avanti comunque, quindi Anche tanta gente che ci sta scrivendo dice che gli serviva, dice una ragazza, mi serviva sentirti parlare, Francesca. Allora, dici che non ti senti a tuo agio nell'intervista, dici che non ti senti a tuo agio nella tua pelle perché la vedi più giovane di te, la senti più giovane di te ed è per questo che hai deciso di sporcarla. Soprattutto hai deciso di sporcare le tue mani perché sono il collegamento più diretto con la tua testa. Raccontaci la scelta dei tuoi tatuaggi e questa affermazione poetica, super poetica, che hai fatto durante l'intervista. allora, te la commento. Allora, diciamo che sì, sicuramente ribadisco che non mi sento molto protagonista della mia pelle. È molto, molto paffuta, molto liscia, molto candida, no? E io, ecco, forse non mi sento esattamente così dentro. Mi sento un po' più rovinata, ma nel senso buono, nel senso buonissimo del termine, come quando vedi, non so, una scultura meravigliosa di marmo o di bronzo, la vedi un po' rovinata dal tempo. È quasi più piacevole da vedere, capito? Più affascinante, non è una cosa negativa, questo senso di antico, di vecchio, di vissuto, ecco, di vissuto più che altro.
E quindi questo senso di vissuto, dato che dovevo ancora aspettare e dovrò ancora aspettare il capello bianco, le rughe, la pelle un po' meno candida, così per un modo o nell'altro ho deciso di tatuarmi questa rosa che avevo visto in un ragazzino quando ancora ero piccola, avevo 13 anni. Poi un Let Go qui, che è praticamente la mia filosofia di vita, che è un po' tipo asciandare, sia quel che sia, accetta la vita così com'è. Poi 3X qui, con la morte di Tentacion, che è un artista che mi piaceva moltissimo, è stato il mio primo tatuaggio, un dente del giudizio, perché l'indice è lì per cui indichi, no? Allora io, per sbeffeggiare il giudizio, che non condivido, mi sono tatuata un dente, per ridere. Poi beh, gli altri, voce, tatuaggio di voce, che me lo sono tatuata quando 2 anni e mezzo fa, quando avevo appena scritto Voce, sapevo che sarebbe diventata una canzone molto importante per me. Infatti lo è diventata. Poi un fungo, e basta. Poi vabbè, sulla pancia ho la mia data di nascita, 2002, e sulla gamba destra ho scritto Merito mio. E qua Nadia, nome di mia madre. Allora, è stata interessantissima. Di tua madre parli poco nell'intervista, magari ce ne vuoi parlare ora? Vabbè, mia madre ho parlato tantissimo in altre occasioni, anche all'intervistatrice, ho detto guarda, ho parlato di mia madre sempre, e che mi sarei concentrata più su mio padre in questa situazione. In cui adesso sto anche riallacciando i rapporti, insomma, un periodo molto bello, molto positivo anche per questo. E di mia madre, che vuoi sapere? La signora Nadia com'è? Come ti ha cresciuta? Come mi è cresciuta? Beh, sicuramente ha fatto Un bel lavoro. lavoro, vabbè. No, più che altro diciamo che il suo era un ruolo difficile, quello di educare me. Sai, poco augurabile, direi. Sono una persona un po' difficile. Adesso un po' meno, crescendo, però da piccolina soprattutto lo ero. Quindi in realtà ha fatto il meglio che ha potuto, sicuramente. Infatti sono molto grata di ciò. Poi tutti sbagliano. Chiunque, non si possono accusare tutti nella vita, cioè i genitori sono comunque delle persone, capito? Sbagliano. A meno che non ti vogliano del male, quello è un altro discorso, però i miei per fortuna, ho la grandissima fortuna, mi bacio mani, piedi, fronte, che mi vogliono bene. E a volte, insomma, può bastare anche questo. Allora, scrivono e brava Nadia, ci sono tantissime domande su, no, io non te l'ho fatta finora perché non so come la prendi, ma No, tantissime domande su sei fidanzata? Tantissimi mi hanno chiesto. E non sono fidanzata. tantissimi che chiedono se canti qualcosa. Devo. Se vuoi, ci fai questo regalo finale prima di salutarci, altrimenti come ti senti? Fai quello che ti senti. Guarda, se vuoi, al posto di una canzone, se vuoi, non so, farmi l'ultima domanda. Va bene. Allora, l'ultima domanda è quando ci porti il nuovo album e quando ci porti in concerto con te. Allora, il nuovo album quando è finito, e ve lo pubblicherò. E in concerto a dicembre, se tutto va come deve, a dicembre in teoria ci vediamo nei club, il primo tour invernale. Sei assolutamente la benvenuta dove vuoi, Milano, Roma, Napoli, Torino, Brescia. No, Brescia forse l'ho già fatta. E, nel tour estivo. Comunque, sì, ci si vede lì, sarà molto, molto bello. Insomma, lo spero molto, lo spero tanto. Allora, grazie a tutti, grazie soprattutto a Madame che vi saluta adesso, vi saluta e a tutti voi, anche se dice che non è una grande comunicatrice sui social, io credo il contrario, è stata emozionante e poetica questa diretta.
L'ultima parola a te. L'ultima parola a me. L'ultima parola a me, guarda, io lancio un monito. Lancio il monito del silenzio. Sto scoprendo proprio la meraviglia del silenzio ultimamente e di quanto un silenzio possa essere attivo, perché il silenzio favorisce l'ascolto, no? E anche per quello non mi piace intasare anche io i social. Perché forse il silenzio, anche solo una fotografia di un bel posto, cosa, è anche più utile a volte. Ecco. Quindi un po' di silenzio, un po' di vuoto, un po' di libertà, un po' di togliere, fare qualche passino indietro, ritrovarsi un po', ascoltarsi un po'. Ecco, questo è quello che posso dire. Grazie, grazie Francesca, grazie a tutti. E Grazie mille. vi ricordo che c'è Madame in edicola. Grazie mille. Ciao, ciao, grazie.